Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Allora, noi ci siamo appena svegliati. Ci siamo svegliati anche tardi, perché sono già le 9. È vero che ci siamo svegliati tardi? È vero sì o no? Come no? E quindi niente, adesso eravamo un po' sdraiati qua. Allora. Questa è una delle mattine, perché in realtà non sono tutte le mattine uguali, perché io facendo orari di lavoro diversi, cioè quando inizio alle 9, c'è cioè quando inizio alle 10, le 11, oggi inizio alle 2 e quindi niente, praticamente è il tuo orso, sì. Fai vedere, fai vedere. Digli, questo è il mio orso. E quindi non tutte le mattine sono uguali, perché nel senso a volte va bene, ok, ci svegliamo, facciamo colazione, poi magari dobbiamo prendere, correre, andare dalla nonna, lascio lì Kevin e poi vado a lavorare. Adesso in questo caso abbiamo tutta la mattinata libera, diciamo perché inizio alle 2 e quindi niente, stiamo un po' a casa, poi verso le 11, 11 e mezza andiamo dalla nonna che lascio lì Kevin, mangiamo lì e poi io devo correre al lavoro. Allora, niente, come prima cosa, vabbè, noi abbiamo qua il casino da ieri sera, è vero? No. Kevin si prende le sue cose, si prende la Kinder Pingui. Dai, io devo aprire le griglie. Oggi non c'è una bellissima giornata, nel senso un po' nuvoloso. Io come colazione la mattina di solito mi faccio una tazza di latte, invece rispetto a Kevin che si mangia Kinder Pingui, faccio una bella tazza di latte con o biscotti o cereali in base a quello che ho in casa. Poi ci guardiamo un po' di televisione nella mattina, perché mentre facciamo colazione ci piace guardare la tele. E niente, stamattina devo un po' sistemare il casino che c'è sul divano, perché quegli zaini lì sono i nostri, che comunque usiamo tutti i giorni. Poi lì ci sono i vestiti del lavoro. Lì ci sono invece i vestiti da giorno normali, perché io comunque quando esco devo portarmi sia i vestiti da giorno normali, soprattutto adesso che fa caldo, perché non esco indirettamente in divisa, perché magari appunto come in questo caso mangio da mia nonna e poi vado al lavoro e quindi per non rischiare di sporcarli e comunque ce li ho su già tutto il tempo durante il giorno, quindi niente, mi vesto normalmente e poi dopo mi ricambio. Poi dovrei anche svuotare la lavastoviglie e poi riempirla, perché l'altro... Quando è che è stato? Ieri è stata qui mia mamma ieri sera a mangiare un gelato e bere un caffè, quindi ho lì le cose nel lavandino da mettere via. E qua c'è il bellissimo Kevin, non so se ve l'avevo fatto vedere. Praticamente mia suocera quando è andata al mare si è fatta fare gli ha dato la foto a, non so se avete presente, quelle persone che ci sono con tipo mercatini in giro per strada. Gli ha dato la foto e si è fatto fare appunto il ritratto di Kevin e poi me l'ha regalato. Adesso Kevin ha finito di mangiare la pappa e quindi va a lavarsi le manine, giusto? Giusto? Anche la faccia, anche la faccia. Sì, più o meno. Dopo comunque lo rilaviamo. Io poi mi piacciono un sacco i cornflakes che prendo al MD, ci sono anche l'Eurospin, all'Iper però non li ho trovati e mi piacciono un sacco. Beh, sarà pipì, bravo. All'Iper non li ho trovati. Va a fare la pipì. All'Iper non li ho trovati, mi piacciono solo quelli lì, perché ho provato a prenderli all'Iper e non mi piacciono per niente, non so. Boh, però di questi sono veramente innamorata. Frattempo che io come finisco la colazione, il signorino si guarda le sue canzoncine sulle moto, che in realtà sono video di persone che vanno in moto per 10 minuti e poi niente, poi giochiamo. Cos'è che canti? Johnny, Johnny? Non va più, dico, si è bloccato il mio tablet, non va più. Ma
Hai visto? Non posso farci niente però, mami. L'hai spento? Vai, gratta. Ora, Kevin lava i suoi, aiuto. E io mi lavo i miei. Ora, adesso ho tolto il tappeto di Kevin perché lo devo portare a lavare. E poi Masha aveva praticamente spezzettato sopra una matita. E quindi ho dovuto sbattere per terra tutto quello che lei ha spezzettato sopra. E questo è il risultato. Che devo sistemare tutto adesso. No, lì è bagnato e non c'entra niente. E devo aspirare tutto adesso. Quindi aspiro qua l'anticamera. Vabbè, ormai aspiro tutta casa. E nulla. No. Tu stai lì sopra e non scendere, capito? Tempo che io aspiro, Kevin mi porta. Cosa mi ha portato di buono? Ah, un gelato. Un gelato, uova e carote. Molto buono, grazie. Lo mangio adesso. Grazie. Allora, con la storia che il mio compagno non c'è, stranamente non devo fare andare le lavatrici. Di solito durante la mattinata comunque una o due mi vanno. E oggi invece siamo fortunati e no, devo ritirare le cose stese che ci sono lì, quindi sistemo il divano e poi appunto svuoto e riempio la lavastoviglie. Allora, vediamo se sono capace anche io come fanno gli altri youtuber che dicono in uno schiocco di dita andrà a posto. Ok, direi già meglio. Ok, ora la lavastoviglie. Nel frattempo, Kevin sta facendo finta di cucinare. Si mangia le cose da solo. Che cos'è, uva? Ma che casino! Avevamo sistemato tutto ieri. Tira. Tiro. Io ti ucciderò. Non me lo dica una notte. Vai. Nessuno scambio. Ok, basta, 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 se no escono dall'altra parte. Sarai morto. Ok. Tira. Tira. Dopo la coloriamo, tira. No, devi prima tirare il filo. Pittura tutta la pasta. Wow. Bravo. Facciamo asciugare. No. Come no? Non posso mica metterla così, eh. Sì. È così. Girano anche di là. Ok, adesso che abbiamo giocato un po', sono quasi le 11, come potete vedere lassù. Sono quasi le 11 e quindi niente, io adesso cambio Kevin, faccio la doccia e mi vesto pure io e poi penso che sarà ora di andare. Mi spacchi la testa. Amore, se prende uno non può prendere l'altro. Lanciaglielo, faglielo vedere. Vedi, vai! L'ha preso! Ok, nel frattempo io mi sono vestita. Messo solo dei pantaloncini e una canottiera. Io Gavin è qua che gioca con Masha. Aspetta che non ci si vede. Ok, lanciaglielo. Vabbè, in bocca gliel'hai lanciato. E nel frattempo io ho preparato le traversine qui per terra, ne metto di solito sempre due perché almeno quando andiamo gioco, gioco, via, gioco. bravo, così almeno quando andiamo via, Masha non combina disastri. Perché
Adesso se lo dico sicuramente me la tiro, me la tiro dietro, perché da quando siamo in questa casa comunque Masha sembra essersi tranquillizzata, nel senso che fa la pipì e la cacca sul traversino quando non ci siamo. Ovviamente noi la portiamo comunque giù perché, per esempio, stamattina non ve l'ho fatto vedere, però l'ho portata giù, adesso la porto giù un'altra volta prima di andare via. E poi resta a casa da sola e quando torno la porto giù di nuovo. Quindi per il resto della giornata comunque le traversine, poi noi gli lasciamo sempre lì un po' di giochi così che lei può giocare, si può un po' distrarre e niente. Ascolta, guardami, ma tu come ti chiami? Aspetta, no, come ti chiami tu? Chi sei? Che? Sotto. Come ti chiami? Che? Kevin! E quanti anni hai? Du. Due. Ok, come si chiama la mamma? Jenny. 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 E papà? Papi. Come si chiama papà? Papi. Albi, Alberto. Tu. Bravo! E questo è l'outfit di Kevin. Wow! Ok, Masha ha fatto pipì. Masha, stai lì. Kevin è pronto in macchina. Faccio una scappata sua a portare Masha e poi andiamo. Cosa c'è? Il cappello, adesso te lo passo. Niente, io per forza di cose quando scendo con Masha, poi dopo che devo andare via, per forza di cose, poi lasciate perdere, poi mi toglierò questa roba qua che mi devo truccare prima di andare al lavoro. Per forza di cose devo lasciare giù Kevin in macchina e salire su, perché ho provato a fare su e giù con lui ed è una roba improponibile perché ci metto il doppio del tempo. Quindi lui ha imparato, lui lo lascio 2 secondi, 2 secondi perché io sono qua. Il mio appartamento è quello lì, nel senso, cioè, 2 secondi. E quindi lui entra in macchina, si siede, mi aspetta. Io faccio una corsa su con Masha, chiudo la porta, scendo e vado e torno giù. E quindi nulla, niente. Adesso il video lo concludiamo qua perché sono le 11:36 e quindi tra poco è quasi mezzogiorno. Io ora faccio una scappata da mia nonna e niente. Spero che il video vi sia piaciuto. Era la morning routine che mi era stata richiesta. Vedrò se magari col tempo riuscirò a fare anche un afternoon routine e una night routine aggiornata perché ormai Kevin è cresciuto. E niente. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vedremo un prossimo video. Saluta Kevin. Ciao, ciao. Ciao ciao!